criminali, eravate quelli della banda che vengono fuori dal nulla delle borgate. Il tema portante è, diciamo, la storia della banda della Magliana e poi come contorno sviluppa tutto quello che poteva essere Roma in quegli anni, dal terrorismo allo spaccio di droga, alla vita sociale che c'era in quegli anni. E qui c'hai Banda della Magliana, Brigate Rosse, mafia, un po' di Camorra, poca Camorra questa volta. Quindi la visione di Roma capitale come città? Come basta aprire un giornale oggi per vedere che cos'è Roma capitale. Forse questo spettacolo dimostra che non è cambiato molto. Un teatro made in jail, quello di Roma la capitale, l'ultima opera della compagnia Stabile Assai della casa di reclusione di Re Bibbia. Storie dal carcere vanno in scena al Teatro Palladium per un'idea di Antonio Turco e Sandra Vitolo, aiutati da un regista d'eccezione, Francesco Cinquemani. Di come è iniziato? Allora, lui lo stiamo cominciando a redigere il testo per uno spettacolo dedicato alla Banda della Magliana. Fece una sorta di supervisione, insomma, ci spiegò tutta una serie di cose che sostanzialmente non andavano dal punto di vista drammaturgico e io gli ho detto, vabbè, allora visto che non c'è nulla da fare, vieni a dirigerci. Nella casa di reclusione è nata oltre 30 anni fa la compagnia che poi successivamente abbiamo denominato Stabile Assai, giocando anche un po', diciamo, sulla stabilità involontaria ovviamente dei protagonisti e delle nostre rappresentazioni. Lui che conosceva tutta Roma e che tutta Roma temeva, l'avrebbero ammazzato. Sono racconti di storie vere accadute o a persone direttamente che stanno in scena, in questo caso, o che hanno conosciuto indirettamente. Un pochino come si faceva le vecchie tradizioni greche. Diciamo che Antonio è un po' il cantore della tradizione carceraria di Re Bibbia. In carcere si fa teatro, si scrivono libri, si imparano mestieri. Così, per noi o per passione, si diventa attori, musicisti, artisti. E tu sei una ladra, perché ti sei preso le mie idee. Io vengo da un'esperienza, diciamo, adolescenziale, ho fatto il Festival dei Due Mondi a Spoleto, poi la vita mi ha portato verso altre vie, diciamo, illegali. Non è che uno ci abbia, che ne so, la cosa di poter diventare un Robert De Niro, per carità, è proprio una passione. Personalmente dal 1995 che faccio teatro all'interno della casa di reclusione di Re Bibbia, dove ho iniziato, diciamo, un po' così per gioco. Oh, maresciallo, qual buon vento! Inizialmente è nata per occupare il tempo. Quindi quasi tutti di noi ci innamoriamo piano piano della nostra parte e ci piace recitare, poi diventa per noi un momento di socializzazione, di integrazione. Il problema di queste ragazze è stata la famiglia. È molto importante l'attività teatrale in carcere per un detenuto, in quanto oltre al fatto di tenerti impegnato e quindi di non oziare, ti rende più libero, è una rivalsa dell'uomo reo verso la società. E chiunque di noi ha voglia di libertà, questo ci porta praticamente ad evadere qualche ora durante le nostre prove. Non è un percorso del singolo, ma un percorso collettivo. Il fatto di salire su un palco, già aver imparato un copione e doverlo rappresentare, è quel senso di responsabilità che molti di noi magari avevano trascurato nella vita. È una cosa che ti riempie dentro, che ti rende ancora pieno. Un sequestro a Roma, ma quando mai? Stasera io faccio due parti, faccio la parte del secco, un componente della banda della Magliana, e faccio la parte di un genitore a cui è morta una figlia per overdose. Per 20 anni ho fatto soltanto da casa mia in Prati al liceo Mamiani, dove insegnavo latino e greco. Dovevo andare al fedele. Il nostro interesse principale è il senso, diciamo, proprio della partecipazione in sé, quindi il discorso di lavorare con gli altri, il discorso di rispettare regole. Secondo me la cosa che è interessante è il messaggio di speranza che dà. Un uomo che ha sbagliato può redimersi.